Permettete che illustri un attimo alla mia allieva. A proposito, non ve l'ho presentata, Annetta Giraud, in arte Anne Giraud. Prego, un applauso a lei. Devo dire che è la mia preferita, ha una voce bellissima, sarà interprete di tutte la maggior parte delle mie opere. Sì, non sto preoccupando. E sarà interprete di tante mie opere. Io ne ho scritte più di 50, sapete, in 29 anni. E lei adesso interpreterà alcune delle aree. E ora mi dai il suo compatto, l'Orlando furioso. Sì. Te sai che mica avevo fatto anche altro, l'Orlando finto pazzo, non presenta tanto bene, te ricordi la Venezia, no? Perché avevamo presentato l'Orlando finto pazzo, l'avevamo presentato alla chiesa al teatro dell'Angelo a Venezia. Sì. E non è andata tanto bene. Sì. Però insomma, anch'io posso avere qualche successo. Stasera spero di non fare fiasco con voi. Cosa dite? Facciamo fiasco? Vediamo, no? Un applauso, un incoraggiamento. Non va... Grazie. Sa tutto sull'Orlando, la storia dal boiardo,
fatto dell'Ariosto quando furioso, Dante dello stessa un pochetto, come sempre, no? Si chiama Passione.
voce col mio di fronte piante, dorme il caprano col fito cane all'alba. Thank you.
fate questo esperimento, avete fatto il vostro viaggio. Thank you.
La nostra bravissima anche cantante è Maria Rita Schinato. Questa bellissima musica a tutti e portarla a tutti distintamente, grazie anche alle trasmissioni che riesce a fare nei suoi canali YouTube eccetera, e merita veramente un plauso per l'impegno che profonde, oltre che per la straordinaria bravura che è. Maria Beatrice Boscaro è la figlia di Maria Rita Schinato e sta seguendo degnamente le orme della madre con grande impegno e anche docente anche lei, sembra tanto giovane, ma lei ha anche lei la sua età per fare le sue cose, ma soprattutto è animata dal medesimo amore per la musica, che è un amore che veramente trascende qualunque sentimento umano e che rende degna la vita di essere vissuta per questo. Maria Beatrice. Sempre vostri umilissimi